Amici sportivi, buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo. Anche questa sera puntualissimi nella nostra trasmissione per dire subito che il Pescara è tornato nella zona playoff, anche se è all'ultimo posto utile con 52 punti dopo la vittoria sul Como per 2-1. Una partita dai due volti, un primo tempo ben giocato dal Pescara, un secondo tempo dove il Pescara ha sofferto non poco. Alla fine una vittoria ed era la cosa più importante era quella di smuovere la classifica e conquistare i 3 punti. Ne parleremo come sempre con Walter Nerone e Luigi Mascia. Buonasera ad Buonasera, ben entrambi. trovati. Allora, un Pescara che risorge, Walter, o è presto per dirlo? Bah, oddio, è vero che da poco passata Pasqua, ma insomma, resurrezione mi pare una parola grossa, anche perché dovremmo dare per assodato che era morto prima. In realtà prima aveva fatto un periodo un po' troppo lungo, diciamo di crisi, di difficoltà, ma Pescara morto non l'ho mai visto. Ho visto piuttosto Pescara un po' farfallone, qualche volta un po' supponente, qualche volta un po' arruffone, qualche volta un po' timido, spaventato, ma non era morto. Bisognava ritrovare qualche certezza. Il Como ha aiutato molto. Il Como ha aiutato molto. Adesso il problema è gestire con sagacia, questo momento di ulteriore difficoltà per le tante assenze e prepararsi a una volata finale che secondo me è Pescara. Beh, adesso le ambizioni ovviamente devono essere solo quelle di cercare un buon posto nei playoff, ma questa squadra ce l'ha le qualità per centrare l'obiettivo senza soffrire più del giusto. Anche Ecco. perché i risultati sono stati favorevoli al Pescara, i risultati dell'ultima giornata, vero Luigi? Il Pescara è a pochissimi punti, 2 punti dal Pescara 2 punti terzo posto. dal terzo posto, era immaginabile che ci fosse un rallentamento di questo gruppone, ma era anche immaginabile che le squadre di bassa classifica iniziassero anche a frenare le squadre di alta classifica, come era immaginabile e come è successo in questo turno di Serie B, che negli scontri diretti ci sia di fatto un rallentamento, perché un punto anziché tre va a beneficio magari di chi, come il Pescara in questa occasione, approfittando di questo turno per la classifica favorevole, è riuscito a capitalizzare i 3 punti e quindi a guadagnare anche punti rispetto alle altre squadre nei confronti delle quali era in ritardo nelle ultime settimane. Si conferma la particolare bellezza di questo campionato, un campionato molto difficile, molto lungo, in cui soprattutto in questa fase 2 o 3 vittorie consecutive ti danno la possibilità di staccarti da un gruppo molto nutrito, come vediamo scorgendo la classifica, mentre 2 o 3 sconfitte, il Pescara ne ha inanellate 5 consecutive, ti fanno scendere in maniera incredibile. La posizione del Pescara rispetto a 5 o 6 giornate fa doveva essere con un minimo di rendimento alla pari o anche leggermente inferiore a quello che il Pescara aveva avuto, ci doveva vedere in questo momento almeno con 7-8 punti di più nettamente al terzo posto. E invece con questa grande febbre che il Pescara ha avuto, ci ritroviamo comunque fortunatamente ancora nella zona calda e con delle possibilità integre di poter raggiungere posizioni importanti nella zona playoff, e sappiamo quanto sono importanti queste posizioni, perché l'anno scorso ne abbiamo pagato le conseguenze con una squadra che era inferiore a noi nel momento topico dei playoff e invece si è avvantaggiata della propria posizione di classifica. Gli altri ospiti di questa sera, Alfredo Di Pasquale. Buonasera Alfredo Ciao e Alfredo, benvenuto. buonasera professore. Ben trovati, buonasera. Allora, Alfredo, dicevamo un campionato, diceva Luigi, un campionato molto bello come sempre la Serie B, fino all'ultima giornata non si può dire nulla di certo. Sì, io penso che sia così, mi auguro che sia così soprattutto perché al momento non mi sembra che Pescara abbia dato l'impressione, soprattutto nella partita contro il Como, di avere qualche asso ancora nella manica. Insomma, credo che la squadra abbia già dato il meglio,
Però, come dici tu, è un campionato bello fino all'ultima giornata, quindi io spero che sia bello anche quest'anno fino all'ultima giornata. E nonostante non ci sia Campagnaro e non ci sarà più fino alla fine del campionato, probabilmente, ad eccezione dei play-off. Questo nonostante, non so se da metterlo tra virgolette o meno, io credo che un mediocre Campagnaro, come quello che ho visto sabato scorso, sicuramente sovrappeso, particolarmente lento, come è giusto che sia per un giocatore che negli ultimi 3 mesi si è allenato pochissimo, ciononostante un mediocre Campagnaro ha dato l'impressione di una difesa particolarmente solida e l'assenza di questo, ripeto, mediocre Campagnaro, mediocre in questo momento, giocatore assolutamente essenziale per la difesa del Pescara, l'uscita di Campagnaro ha creato quello che ha creato, e cioè un crollo psicologico totale. E per questo motivo in particolare io non sono molto ottimista, perché credo che nelle prossime, almeno nelle prossime 4 settimane, da quello che ho sentito sulle sue condizioni fisiche, il giocatore sarà indisponibile, per cui la difesa, se c'è una difesa in questo momento nel Pescara, tra assenze e squalifiche, credo che dovrà fare i conti venerdì, anzi, nell'anticipo. Se c'è una difesa, credo che avrà una bella responsabilità, insomma, ecco. Gaetano D'Urso, bentornato Gaetano. Grazie, buonasera. Accomodati. Allora, da dirigente sportivo, in questa fase del campionato cosa bisogna fare? Bisogna mantenere... Bella domanda da $1 milione, cosa bisogna fare? Questo è un campionato, come ha detto l'avvocato Mascia, che è un campionato bellissimo, se si intende per bellissimo un campionato thrilling, cioè un campionato dove non ci sono certezze. C'è una squadra che, come il Pescara, che aveva raggiunto il massimo della perfezione nella partita col Perugia, dopo si è infilato in un tunnel che lo ha portato a 9 partite con 3 punti. Io non mi addentro in disquisizioni di carattere tecnico, dal momento che i vari dottor Stranamore hanno ricominciato a parlare nelle varie televisioni. Nel girone d'andata erano stati buoni, adesso hanno ricominciato con argomentazioni di carattere tecnico, il difensore, questo, quell'altro e compagnia. Penso che di fare una considerazione di carattere generale su quello che è questo campionato. Il Pescara ha vinto il suo campionato nel girone d'andata. Nel girone di ritorno avrà sicuramente da mettere in cascina le esperienze che gli serviranno per un prossimo futuro. In questo campionato non si può consentire di bloccarlo per un mese e aprire una campagna di mercato che inserisce nelle menti dei giocatori in modo surrettizio il giocatore Caprari, il miglior giocatore che stava giocando a Pescara, alla Fiorentina, alla Padula, alla Juventus, a livello inconscio che subiscono delle modifiche, e ci sono stati, mentre invece il Lanciano, che Dr. Jekyll e Mr. Hyde, alla fine del girone d'andata nessuno avrebbe scommesso una lira, vendendo giocatori come Paghera, come Gatto, come Mammarella, che stanno giocando benissimo. Bravo, che stanno giocando benissimo, non è che ha rifatto la squadra da capo e oggi ha ottenuto dei risultati che sono quasi uguali a quelli del Pescara del girone d'andata. Quindi è un campionato che, per concludere, mio fratello mi ha telefonato domenica da Napoli e mi ha detto, no, sabato sera, mi ha chiesto, anche lui segue il Pescara e segue, mi dispiace per lui, anche il Napoli in maniera viscerale in questo momento, mi ha chiesto, ma che è successo al Pescara? Gli ho risposto, guarda Sergio, il Pescara è quello del girone d'andata e quello del primo tempo che hai visto per televisione. Il girone di ritorno è quello del secondo tempo. Allora ha capito tutto. Bene, con questa battuta colleghiamoci un attimo con il Pallarigopiano di Pescara, dove c'è Benedetto Gasbarro, dove è in corso la partita tra Pescara e Acqua e Sapone. A te la linea, Benedetto.
Luigi, buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Mi dai la linea proprio adesso, da pochi minuti è ripreso il secondo tempo dell'importante derby tra Pescara ed Acquestapone, risultato fermo sull'1-1. Primo tempo molto combattuto con il vantaggio dell'Acquestapone che ha ben sfruttato l'occasione sul tiro libero per un bonus dei 5 falli, pareggio qualche minuto dopo con Canal e una partita agonisticamente molto molto valida, diverse occasioni da rete da entrambe le parti e per il momento c'è sostanziale equilibrio. Ti restituisco la linea e ci sentiamo più tardi. Grazie, grazie di questa diretta dalla Palla Rigopiano, c'è molto interesse per questo derby, noi parliamo di calcio, di calcio a 11, ma anche quando è necessario di calcio a 5. Sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone. Su un prato e quando arriva mi farà sudare, ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice e sbalordito non t'ho vista mai, a tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai. Se seguici, bene, torniamo in diretta quando sono le 21 e 11 minuti. Intanto, per dare una notizia che ci aspettavamo tutti, la squalifica di Ben Ali. Ben Ali è stato appiedato per 4 giornate, 3 invece sono state le giornate che sono state date a Barella del Como. Sappiamo tutti la motivazione, quello che è successo allo stadio Adriatico al termine della partita, e Oddo oggi in conferenza stampa ha detto Ben Ali è indifendibile. D'accordo Walter? Sì, infatti io non ero molto d'accordo sabato con Oddo quando, diciamo, aveva avuto un atteggiamento comprensibilmente più, come dire, più garantista con il suo giocatore. Ben Ali è assolutamente indifendibile. Poi umanamente si può capire che uno ha, ma si può capire per i primi 15 secondi. L'ultimo minuto, perché la sceneggiata, la crisi isterica, se vogliamo essere buoni la chiamiamo crisi isterica, se no è una sceneggiata indegna, la crisi isterica è durata più di un minuto. Non è giustificabile per nessuno una cosa del genere. Per un giocatore professionista ancora di meno. Cioè, quello se avviene dentro un bar fra due avventori che non si amano, arriva il carabiniere e mettono le manette, giustamente. C'erano pure i carabinieri. A un certo punto sono dovuti arrivare. Quello che ha fatto Ben Ali, umanamente, ripeto, la transagonistica, certo. La provocazione. Ma può succedere, ma a un certo punto... Umanamente e il professionalmente, fra l'umanamente. Se parliamo... C'erano due avvocati, avvocato Vasile e avvocato Masci. Mi sembra che sia un attenuante agire in stato d'ira. Io invece umanamente lo giustifico, cioè io non giustifico un atteggiamento doloso, un atteggiamento voluto, non lo giustifico. Lo stato d'ira non è un aggravante, aver agito in stato d'ira non è... Cioè, e perché dovrebbe essere irato? Uno gioca a pallone, il minimo che gli può capitare, di via un calcio dell'avversario. Sì, però è talmente abnorme. Mica uno può essere professionista solo quando firma il contratto. Abbiamo avuto il giorno dopo la stessa cosa di Higuaín, quasi in naturale. Che meritava 7 giornate Higuaín. Sì, perché è del Napoli, era della Juventus. Perché è del Napoli, perché ha messo le mani addosso all'arbitro e poi ha fatto quasi uguale a Ben Ali. Si è appoggiato all'arbitro. No, non ti devi appoggiare, ci stanno i bastoni, le porte, le panchine per appoggiarsi. All'arbitro non ci si appoggia. Contieni conto che ci sono delle attenuanti. Allora, questo calcio, cui accennavo prima, che ormai è vittima
si gioca il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì. Prima era vittima della tracotanza delle televisioni, che io avevo anticipato 20 anni fa, adesso c'è un altro convitato di pietra dietro alle televisioni, sono le scommesse sportive. Non so se hai notato, entrando negli stadi con la televisione, la maggior parte della pubblicità la fanno Bwin, Eurobet, Gamebet, Bet, Goldbet, sono quelli che finanziano, e guarda caso, Sky, televisioni inglesi, sono tutte al 50% di proprietari di organizzazioni, di imprese e di scommesse. Adesso c'è un nuovo soggetto che vuole che tu giochi il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì. Allora, Gaeta, scusami, un attimo solo, fammi concludere. In Inghilterra si giocava lunedì e la domenica a mezzogiorno e c'è due partite di tradizione. Gli orari canonici, di allenamento Capodanno a mezzogiorno, sono quelli del pomeriggio. Scommesse. I giocatori sono abituati a certe abitudini. In Inghilterra hai detto bene perché lunedì. Dicendo da 30 anni significa che già si sono abituati a poter giocare a quegli orari. Giocare a mezzogiorno è una follia propria soltanto, ma è imposta dalle agenzie che ti devono portare a giocare a mezzogiorno gli ultimi soldini che ti sono rimasti in tasca prima di andare a mangiare, prima che comincino le partite. Poi ci sono, su una singola partita, ci sono degli interessi che sono spaventosi. Il Pescara su 10 partite anticipi e posticipi, vatti a vedere quante ne ha vinte. Ci sono delle pressioni mentali che I giocatori, gli atleti, la parola atleti, i problemi sono non posso abituati. Pescara e Napoli per io guardo le cose sotto l'aspetto organizzativo, guardo le cose con altro occhio. Ho capito. È bravo, invece perché il cervello all'ammasso, io non l'ho mai portato e cerco di non portarlo. Attenzione alle scommesse sportive. Le scommesse sportive fanno sì gli arbitraggi di una singola partita dove tutti gli occhi dell'AIA, tutti gli occhi degli mass media sono puntati su quella partita. Gli arbitri di Serie B che devono andare in Serie A sono tutti garantisti negli anticipi. E giocare un anticipo in casa con gli arbitri che sono osservati per andare in Serie A non hai dei vantaggi. Le partite si giocano tutte insieme. Sarri ieri ha detto, io ho giocato 6 volte dopo che aveva già giocato la Juventus. E beh sì, è una pressione mentale che tu metti alla squadra che gioca dopo sapendo il risultato di quella che gioca prima. Se la prima aveva perso. La Juventus non perde mai in questi 2 anni, sta perdendo molto poco e quindi giocare dopo la Juventus non è un vantaggio. Per farti capire, la squalifica di Ben Ali, proprio perché è talmente abnorme, io penso che abbia l'attenuante della provocazione e dell'ira. Perché altrimenti non sarebbe giustificabile. Se fosse stato tranquillo, tu lo vedevi, qua la vena gli si era ingrossata, era diventato rosso. La Padula e le Sebastiani e l'altro che gli non facevano, non lo tenevano. Allora io umanamente, proprio usando il termine umanamente, lo giustifico. Proprio umanamente non è che vi dovremmo contare i morti ogni settimana, che è meraviglia di te. Per una anche la provocazione è un attenuante. La provocazione, allora, vediamo cosa ne pensano. Quando si alza un ragazzino di 17 anni dalla panchina e ti viene a provocare, non so che gli ha detto. Se gli ha detto qualcosa che 15 secondi è giustificato. La rissa con la Padula che c'entra. La Padula al momento si sloga un braccio per tenerlo fermo. Si sloga un braccio. Voglio dire, ma vista la scena, il fatto che lui non si lasciasse moderare dimostrava che proprio crisi era isterica, andato... dimostrava crisi isterica di un allora il killer, un bravo ragazzo che ha perso il controllo, fa un atto quello che ti dà da sotto un calcio in modo freddo. Quello che ha fatto Maxi Lopez a Icardi, quelle sono cose che non si fanno, sono cose che si col cervello. Quando invece ti mandano in cascetta, noi diciamo in Abruzzo, no? Sì, sì. Quando ti mandano in cascetta, io, avvocato, posso invocare l'attenuante della provocazione e dell'ira? O no? Nello sport no. Nello sport no. Nello sport la provocazione non è un attenuante. Un'altra riflessione che va fatta è capire perché... C'è gente che gioca in Serie A e che magari ha piedi meno buoni di giocatori che sono invece in Serie B e poi capisci perché.
giocatori che hanno qualità è perché sono in Serie B e perché Messi magari giocano con discontinuità, perché poi ci sono dei limiti caratteriali. Pescara ne ha avuti tanti anche in Serie A. È un limite caratteriale enorme, quella scena, oggi si parla di fair play, di rispetto, si cerca di inculcare ai ragazzini che poi magari vengono anche trascinati sugli spalti a dire, come è successo in questo fine settimana, credo, non mi ricordo da quale parte, all'arbitro scemo erano stati portati lì, non ricordo dove sia successo, erano stati portati lì per vedere la partita e per imparare anche ad avere quella cultura proprio anglosassone che purtroppo a noi manca, e invece vanno in onda spettacoli di questo genere. Cioè, chi fa il calciatore a quei livelli deve anche pensare, e non lo deve mai perdere di vista questo aspetto, che deve essere anche di esempio, deve essere di esempio per i compagni, deve essere di esempio per il pubblico. Solito, quella scena è una scena che non deve essere vista su un campo, però su un campo di calcio. Umanamente, la parola umanamente, se sono andato nel pallone... Beh, certo, non è che l'hanno condannato a morte, gli hanno dato 4 giornate di squalifica perché è un tesserato, è un professionista, e gli hanno dato una sanzione commisurata a quello che fa. Fa il calciatore, quindi in quel mondo e in quel sistema che è il calcio, gli hanno comminato la sanzione che andava data a chi si è comportato in quel modo. Ma la reazione... Ascoltiamo che cosa... Non ha né l'obbligo di presentazione alla PG né misure cautelari. Scusate, vediamo cosa ne pensano anche i telespettatori da casa per gli sms 340 1180 370. Pubblicità e poi torneremo di nuovo in diretta. Bene, torniamo in diretta. Dunque, un campionato di cui si può dire tantissimo, sia degli arbitri, dei giocatori, degli allenatori, eccetera, ma è comunque sempre il campionato degli italiani. Campionato degli italiani raccontato in 22 racconti, proprio così, in un libro uscito da qualche giorno nelle librerie. E Oscar Buonamano è uno degli autori, o meglio è l'autore della parte dedicata al Pescara. Ascoltiamo l'intervista di oggi pomeriggio con Oscar Buonamano presso le Feltrinelli Librerie. Ma il campionato italiano intanto è mutuato dal titolo del campionato di Serie B, che si chiama il campionato, che si intitola proprio il campionato degli italiani. Appunto è una sorta di giro d'Italia attraverso le 22 città che partecipano a questo campionato, e in queste 22 città appunto sono stati individuati da Gianluca Campagna, che è il coordinatore, 22 tra scrittori e giornalisti che hanno avuto modo di raccontare della loro città, non soltanto da un punto di vista calcistico ma anche da un punto di vista diverso. Ognuno ha scelto, il tema era libero, ognuno ha scelto un tema che però in qualche modo cercasse di riconnettersi col mondo del calcio. 40.000 sei matti fare è il titolo dell'inno del Pescara. Io gli ho dato questo titolo perché il racconto che ho scritto riguarda proprio questo, spiego in qualche modo l'origine dell'inno. Ritornando indietro al 1977, lo faccio facendo parlare in dialetto in dialetto pescarese i due protagonisti del racconto. Però poi il racconto e tante altre cose, soprattutto il rapporto tra le nuove tecnologie e la percezione che abbiamo tutti del mondo, che si è modificato per sempre, e che, come il calcio di una volta in bianco e nero, non potrà tornare più, non potrà tornare più nemmeno quel modo di comunicare tra di noi. Bene, queste le parole di Oscar Buonamano nella presentazione del libro. Intanto vediamo molti sms, tra i quali ne ho letto uno in cui si dice calciatori che guadagnano così tanto devono anche sapersi controllare. Scusa, vero? Non intervengo più questa cosa, voglio chiarire prima che qualche si scateni sul come si chiama, perché questo, noi stiamo qua come le... in una gabbia esposti umanamente, ho detto, lo potrei giustificare perché l'essere umano ha i sentimenti dell'ira, in seguito a una provocazione. Professionalmente è da condannare. Allora, professionalmente. Sull'argomento? Sull'argomento, sì. Beh, io ho da dire una cosa. Il fatto che questi giocatori, come ha detto qualcuno, devono sapersi controllare. Sì, vabbè, sono tutte cose, dico, ovvie, ma giuste, sia quello che diceva Walter Nerone, che apparentemente il contrario di D'Urso. Però io metterei l'episodio di Benali
la reazione un po' esagerata di Benahil sul finale, insieme con il grande abbraccio di tutta la squadra, o quasi tutta la squadra, in occasione del primo gol di La Padula con Otto. Sono due episodi, due comportamenti, a me sembra, almeno a prima vista, abbastanza in antitesi tra di loro. Il primo è stato sottolineato da molti colleghi come il segno di uno spogliatoio unito, sereno, tranquillo, pieno di fiducia, pronto alla volata, eccetera, eccetera. Giustissimo. Però temo che la reazione di Benahil possa anche essere letta nella maniera opposta, non come la reazione esagitata di un ragazzo che è stato provocato con un'accusa personale, con un'offesa, con un calcio a tradimento, tutto quello che volete voi. Però la reazione è stata tale e tanta che potrebbe anche essere letta come il sintomo di un malessere, di una tensione più che di un malessere, di una tensione che secondo me è anche comprensibile in una squadra che dopo i fasti di due mesi fa all'improvviso si è trovata a vivere una fase nera di risultati, quindi per pressione, critiche, offese, qualche tifoso che magari ha alzato il gomito avrà gettato pure qualche parolaccia durante le ultime partite, e quindi di un momento nel quale i giocatori non entrano in campo con la dovuta lucidità. E a proposito del Pescara, abbiamo sentito molte volte Oddo, abbiamo sentito altre volte Repetto, questa volta vogliamo sentire una persona che di solito non parla mai, che insomma è taciturno, cerca di evitare telecamere e microfoni. Siamo riusciti a far dire qualcosa a Peppino Pavone, di essere del Pescara, ascoltiamolo in questa intervista realizzata questa sera. Erano altri tempi dove il calcio forse aveva più valori. Cosa si ricorda dei suoi tempi e qual è il paragone tra il campionato che lei ha vissuto e che lei ha giocato e il campionato di oggi? Beh, all'epoca il calcio era molto diverso. Il rapporto tra calciatori era più umano. Il rapporto tra i giocatori e i presidenti era anche diverso per un semplice motivo. Perché non c'erano i procuratori, per cui tra presidente e la squadra si cementava un rapporto realmente familiare. Ti sentivi di famiglia, diciamo così, della maglia che indossavi. Oggi purtroppo ci sono di mezzo i procuratori e i rapporti non sono, diciamo, chiari tra persone. Quindi il calcio era diverso il calcio. E per quanto riguarda, tornando ai tempi di oggi, per il Pescara, cosa può consigliare alla squadra, alla società o anche all'allenatore Massimo Oddo che era oggi qui presente? Ma io credo che l'allenatore sia il fatto suo e la società anche, insomma. Un pronostico per la prossima partita contro l'Avellino? Non faccio mai pronostici, sinceramente. Vinca il migliore. Ma che Pescara? Beh, diceva Walter, come, che volevi dire? L'ho detto, se sentite, no, vinga il migliore, te paga il Pescara, lui dovrebbe avere una chiara indicazione. Il Pescara è migliore, quindi, in modo elegante ha detto. No, è che Peppino Pavone vuole sempre, cioè vuole, sta sempre in un galateo di comportamento, che ci sta anche nel calcio, ci deve stare. Poi magari in questo caso ha perfino esagerato. Walter, però è un personaggio, Walter, diciamo, se li punissero nella tasca si risolverebbe ogni problema. Sì, ma io credo che alla fine neanche quella, che pure mi trovo d'accordo, adesso, neanche quella alla fine adesso, funziona troppo, perché secondo me ci sono che delle non hanno immaturità. Niente a che vedere con quella partita, si avvantaggeranno del fatto che Pescara giocherà senza Benahil. Ecco, qualcuno dice il Pescara sarà danneggiato dalla non presenza di Benahil nelle prossime partite e quindi per i play-off. Voi ritenete che tra l'assenza di Campagnaro e di Benahil il Pescara veramente possa rischiare di non andare ai play-off oppure no? Allora, Walter, poi Luigi. Allora, Campagnaro è una notizia quando c'è. Cioè, il Pescara di quest'anno è senza Campagnaro. Campagnaro sarà rinforzo per i play-off. Io lo dico da un paio di mesi, fossi stato io il gestore della squadra, Campagnaro, non so se l'avrei utilizzato in questo periodo. Capisco che dopo 8 settimane di quel tipo
ci sta anche di ricorrere a Campagnaro, però visto come sta Campagnaro, fuori, il mediocre Campagnaro lo avrei conservato per i playoff, magari mi dura due partite, ma sono quelle che mi cambiano la storia di questo campionato. Adesso poteva cambiare al massimo la cronaca e temo che non sia bastato neanche. Benalì. Però ecco, Benalì fa parte del gioco. Adesso abbiamo censurato il comportamento di sto ragazzo, però non è che bisogna andare troppo. Le squalifiche come gli infortuni fanno parte del gioco da sempre, da quando è nato il calcio esistono gli infortuni e le squalifiche. E oggi a me, domani a te. Oggi ne sono stati squalificati 14, il Como che non sta in una situazione brillantissima ne ha avuti 4, il ragazzo che ha provocato Benalì ha preso 3 giornate, magari ne avrei dato 4 anche a lui, però Benalì c'era diciamo, una giornata che gli scattava per forza, insomma, no? E quindi alla fine il giudice ha applicato il bilancino ai minimi, perché ci poteva stare pure qualcosa di... Potrebbe, perché sono anche... due gli episodi sì, contestati. Ma poi anche una riduzione. Poi uno glielo toglieranno, secondo me. Però sono due gli episodi contestati dall'arbitro. Uno è per avere, al termine della gara, afferrato con entrambe le mani in maniera violenta il collo di un calciatore avversario, e poi per avere successivamente assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del medesimo avversario, venendo trattenuto... a fatica da alcuni compagni di squadra. Esatto, quindi sono due cose. Una è, come dicevamo prima, polemizzavamo amabilmente, una attiene alla fase agonistica, fallo di reazione, eccetera. Quella attiene a una sfera che, dove ci sta anche che ti pigli la giornata per il calcetto, che non dovresti dare, ma ti scappa d'istinto. Il resto non è più istinto, anche se in questo caso possiamo dire che effetto di trascinamento. Quindi la gomitata, tre giornate sono sacrosante, perché sono atti volontari, cerca di battere anche oltre all'avversario, anche l'arbitro che non lo vede. Gaeta, tu hai arbitrato come me, ma tu l'hai fatto a livelli sicuramente molto più alti. Ma vedi, io sai bene, un giocatore, la gomitata in una partita, è un atto volontario, diceva, il gomito non va all'altezza del muso normalmente, ce lo porti. Così come inseguire un avversario. La reazione, volevo dire, poi chiudiamo perché non sennò è una reazione, era talmente abnorme, talmente assurda, che io umanamente la giustifico. Mentre invece l'atto singolo, qui è stato reiterato il comportamento, quindi c'è una ragione, umanamente. Sicuramente ci sarà stata un'offesa alla ecco, base. Ecco, bravo. Tipo i giocatori hanno detto cose di campo. Tipo Materazzi. Quando dicono cose di campo vuol dire che c'è stata qualche offesa. Qualcuno critica anche l'arbitro, che era un esordiente. L'arbitro non è stato all'altezza. Tutta la terna arbitrale non era all'altezza di una partita comunque delicata, perché è stata una partita delicata, perché... Per il Como forse questa era l'ultima spiaggia o una delle ultime possibilità di poter immaginare anche in maniera ottimistica di poter rimanere in Serie B, e l'arbitro non è stato sicuramente all'altezza, ma non soltanto sfavorendo il Pescara con il mancato rigore, con la mancata concessione del rigore, ci sono stati anche altri episodi in cui poteva essere comunque il Pescara penalizzato, poteva essere espulso Torreira, credo, per... un fallo di mano e una seconda ammonizione. Sì, però aspetta, Caprari ha commesso un'ingenuità con l'arbitro, quel gli vogliamo lasciare un po' di discrezionalità. L'arbitro ha anche un minimo di discrezionalità, di valutare se è involontario, se è volontario. Il guardaline, per esempio, il collaboratore dell'arbitro, ha indotto l'arbitro in errore almeno in due o tre circostanze, ha condizionato, tra l'altro, come dicevamo, anche lo stesso arbitraggio. Sì, sì. E tornando a Benalì, io credo che al mondo forse basta una sola mano per indicare giocatori indispensabili per le loro squadre. Benalì non è un giocatore indispensabile, però Benalì è stato, almeno nel girone di andata, forse insieme a Caprari e la Padula, il giocatore rivelazione di questo Pescara, ed è un giocatore con un tasso tecnico, sicuramente superiore alla media della Serie B. Devo dire, peraltro, e sono uno che vedeva Benalì stanco e lo vedeva un po' evanescente da qualche settimana, e quindi nella vita non è detto che
quelle che possono apparire sventure o disgrazie possano esserlo poi fino in fondo. Forse un momento di riposo per un giocatore fondamentale, per poterlo riavere poi come valore aggiunto nella fase conclusiva del campionato e come ci auguriamo tutti nei play-off, alla fine non tutti i mali vengono per nuocere, forse serve per far riflettere Benali, per farlo crescere, perché deve essere anche questo, che si tratta di un ragazzo. Per far crescere anche il Pescara. Allora è stato meglio che Higuain ha preso 4 giornate, così finalmente mettiamo Gabbiadini in campo. Allora, magari ci lasciamo stare il discorso... Gabbiadini quando sbaglia non insulta i compagni. Lasciamo stare il discorso Benali e vediamo un attimo quella che è la prospettiva per il Pescara, perché il campionato del Pescara si decide, così anche ha detto Oddo in conferenza stampa, nelle prossime 5 partite, che sono 5 partite veramente difficili ed importanti. Allora, la prima è con l'Avellino al Partenio, come tutti sapete, una partita che l'Avellino deve assolutamente vincere se non vuol perdere la possibilità, l'ultima possibilità che ha di arrivare ai play-off. Poi il Pescara giocherà in casa con il Cesena venerdì 15, andrà a giocare contro lo Spezia, in casa con il Brescia e poi l'Entella, quindi la partita a Chiavari. Dunque 5 partite molto difficili e lì vedremo la vera forza del Pescara, se è il Pescara delle 6 vittorie consecutive o l'ultimo Pescara. Che ne pensi, Alfredo? Tu forse pensi che il Pescara sia proprio stanco, abbia dato tutto se stesso? Almeno così mi è parso di capire da quello che dicevi all'inizio. Vabbè, insomma, l'italiano per fortuna è la lingua di noi tutti. No, io stavo sorridendo prima ascoltando Walter sulla la cosa di Campagnaro che diceva che tornerà utilissimo nella fase dei play-off. Poi nello stesso inghippo è scivolato anche Luigi Mascia quando ha detto che Benali intanto 3-4 giorni si riposa perché sicuramente era ed è alla frutta e quindi tornerà utile anche lui tra un mesetto. Siccome adesso mi hai fatto l'elenco delle 5 partite che ci aspettano e sto pensando che le giochiamo sia senza Campagnaro che sia Benali, io l'idea dei playoff in questo momento non è che mi sfiori molto. Perché è vero che il Pescara ha fatto le sue cose migliori anche senza Campagnaro, come diceva Walter Nerone. Però era un Pescara ancora fresco, riposato, sia fisicamente che mentalmente. E come ha detto più di una volta, senza ricorrere ad altri sostegni mentali, ma l'ha detto lo stesso tecnico Oddo più di un'occasione, il gioco del Pescara è un gioco prevalentemente offensivo che si basa molto sul possesso della palla. Quindi è un gioco molto dispendioso. Per arrivare a quel risultato importante, cui il Pescara era arrivato un mese e mezzo fa, credo che ha consumato, bisogna avere la mente libera, ha consumato molte delle batterie che aveva dall'inizio del campionato. Quindi in questo momento il Pescara non soltanto ha le batterie scariche, quindi non è in condizione di rifare quel gioco dispendioso che faceva all'inizio, ma dovrà fare a meno di giocatori fondamentali come Campagnaro, che in un eventuale, come dire, ridimensionamento tattico sarebbe stato essenziale, cioè tu non ce la fai a fare quel gioco, ti copri, giochi così, tiri avanti, riduci i danni, ma devi avere una difesa dietro che ti protegge, purtroppo non ci sta. Quindi Pescara, per avere qualche prospettiva, dovrebbe riproporre quel gioco che in questo momento non è in condizione di fare. Figurarsi senza Campagnaro in difesa e senza Benali. Quindi allora, Alfredo è molto pessimista. Sì, io sono pessimista. Molto pessimista. Ecco. Allora, al posto di Campagnaro probabilmente giocherà Mandragora. Io spero di no. Tu speri di no, però di no, quale può essere la soluzione secondo te? Perché il più bel Pescara è quello che ha Mandragora play al centrocampo, centrale di centrocampo, quello è il più bel Pescara, quello che aveva Benali che si può sostituire intanto. Il più bel Pescara è Mandragora, Memusciai, Verre. In questo momento io penso che per ripartire il Pescara dopo questo brodino caldo che c'era col Como,
per ripartire il Pescara deve ripartire dai punti fermi che aveva prima, dalle certezze che aveva e che per vari motivi, squalifiche, infortuni, scadimenti di forma. Lui ha trovato Vittorini che è un buon... Sì, sì, ma infatti sto dicendo, ripartiamo da quelli che ci sono, di quelli buoni, quelli, di quelli che c'erano. Tu adesso hai Caprari e la Padula che stanno a posto loro, il triangolo di centrocampo, quello vero, ce l'hai, e secondo me per l'altro posto, che usi 1-2 o 2-1, poi valuterà Oddo, per me ci può essere il ballottaggio Torreira-Pasquato. Terza alternativa, Verde. Questi sono gli uomini che ci sono, non è che possiamo però andare... Però venerdì Zubaric è squalificato. Sì. E quindi centrali difensivi... Ho capito, si può fare... Venerdì, col Cesena pure venerdì. Si può inventare qualcosa dietro, si può inventare qualcosa dietro. Probabilmente Oddo tornerà, perché dietro c'è l'emergenza aggiuntiva, riporterà Mandragora, è una possibilità, riporterà Mandragora e terrà Torreira play. Se è una scelta legata a questa specifica emergenza, ovviamente uno tappa le falle come meglio può. Però io la considero, diciamo così, una possibilità da valutare fino in fondo, perché per me, anche se gioca benissimo Mandragora dietro, Pescara per girare ha bisogno che giri il centrocampo. Perfetto, allora un attimo perché andiamo al Pallarigopiano di Pescara per gli ultimissimi minuti di Pescara a Questapone. Linea Benedetto Casbarro. Pierluigi, di nuovo buonasera a tutti, mi date la linea proprio nel momento in cui il suono della sirena decreta la fine di questo incontro, rocambolesco punteggio di 3-3, termina questo derby molto molto acceso, una seconda frazione di gioco molto combattuta, con un Pescara che ha spinto molto nei primi minuti di gioco e poi trovando il doppio vantaggio con una doppietta di Titi Borruto. Successivamente la Questapone non si è disunita, bensì con un cambio oculato di mister Bellarte, con il portiere in movimento, è riuscita a riacciuffare il pareggio proprio negli ultimi secondi della gara, e tutto sommato il risultato è giusto per quello che abbiamo visto oggi in campo. Due belle squadre che hanno veramente dato una grande prova al numeroso pubblico presente qui sugli spalti del Pallarigopiano. Bene, allora Benedetto, se riesci poi ad avvicinare anche il presidente per sentire qualche commento su questa partita, puoi richiederci la linea. Grazie per il momento. Grazie per il momento. Dunque, tre pari in questo derby, abbiamo sentito molto combattuto. Scusa, ti ho interrotto. Va bene, sostanzialmente ho concluso. L'emergenza può spiegare qualche diciamo scelta diciamo momentanea, però per me per ripartire il Pescara in questo ciclo terribile, ma secondo me il Pescara con gli avversari di livello non... Sì, è vero che a Crotone non è stato un bel vedere, però è l'eccezione che conferma la regola. Anche Cagliari, al di là del risultato, come si dice spesso, la prestazione c'è stata. Poi è venuta meno la capacità di monetizzare, perché è una squadra che fa fatica a un certo punto a capire quando il ritmo lo deve spezzare, quando la palla la deve tenere per evitare che l'avversario ne faccia buon uso. Cioè ha dei limiti di gioventù, di crescita, di sviluppo, anche di caratteristiche individuali. Mandragora in difesa, se serve per emergenza, serve per emergenza. Mandragora al posto suo, Memusciai e Verre, al posto loro, Caprari e la Padula al posto loro, dopo ci sono 3-4 carte da giocare in base alle scelte. Secondo me uno che può venire buono sicuramente è Pasquato, perché è uno che ti dà l'alternativa del tiro da fuori, uno che all'occorrenza può tenere, spassa un po' il pallone e fa tirare il fiato. Certo, bisogna evitare di ricominciare con sta litania, la difesa. Grave problema di questa difesa è Campagnaro, non sono quelli che giocano e beccano i gol, perché quello che non gioca i gol non li piglia mai, comunque si chiama. Questo è che i pescaresi, gli amici pescaresi, non riescono a capire.
Dicono che forse per esempio Diamutene potrebbe venire buono, anzi, da come ha parlato oggi Oddo, Diamutene potrebbe essere anche più che un'ipotesi. Altrimenti gioca con la primavera. Perché quelli che tirano al piccione per esempio su Fornasier, si sono accorti che Fornasier quest'anno ha coperto tutti i ruoli tranne quello del portiere. Dopodiché non l'ha fatto come lo faceva Vierkovo, come lo fa Bonucci, ma infatti gioca a Pescara. Prossimamente Luigi, farà meglio. Che Pescara sarà questo delle prossime partite? Ma io ho fiducia in Oddo, secondo me troverà la quadratura e gli uomini che ha a disposizione sono anche eclettici, quindi preoccupa la situazione della difesa in particolare, perché poi un Benali può essere sostituito con dei giocatori che sono a disposizione di Oddo. In difesa invece la situazione dei centrali difensivi ormai da settimane è una situazione preoccupante. Certo, se Diamutene, che è un giocatore d'esperienza, non ci aspettiamo che sia un fulmine perché non può avere nelle gambe 90 minuti perché non gioca da parecchio, però se è un giocatore che viene recuperato può assicurare comunque un buon rendimento. Grazie Luigi, torniamo al Pallarigopiano. Benedetto Casbarro. Pierluigi, mi dai la linea? Ho qui accanto a me Danilo Iannascoli per due battute qui a conclusione di questa partita. C'è molto rammarico ovviamente perché il Pescara ha dominato in lungo e largo, soprattutto nella prima fase della seconda frazione, ma poi ha subito il ritorno dell'acqua sapone con il portiere in movimento che è riuscito ad acciuffare questo risultato, se vogliamo anche insperato, però tutto sommato ne prendiamo atto. E qui accanto a me Danilo Iannascoli, appunto per fare il punto alla fine di questa partita. Comunque con l'acqua sapone, due gare, una vittoria e un pareggio, tutto sommato il risultato è positivo. Sì, no, ma non, al di là del, è una partita importante, è una partita che sta per chiudere la stagione regolare, noi ci dobbiamo giocare i primi due posti e l'abbiamo affrontata bene perché il primo tempo l'abbiamo mantenuto, avevamo sei infortunati tra infortuni e due scelte in tribuna, avevamo mezza squadra praticamente che ha assistito alla partita dalla tribuna e l'allenatore non ha potuto fare scelte questa partita e non avevamo pivot in campo, perciò è chiaro che è stata una partita molto equilibrata perché loro difendono, mantengono palla bene. Però insomma, abbiamo fatto vedere che comunque possiamo dire la nostra sia in campionato e soprattutto tra qualche giorno che andremo a Madrid, la squadra si sta preparando e non possiamo rischiare nulla, anche la prossima partita con l'Asti faremo una scelta tra l'ultima di campionato, se andarcela a giocare con tutti i migliori oppure se puntare di più alla Coppa dei Campioni. Abbiamo fatto un campionato incredibile noi, abbiamo dovuto giocare tutte le competizioni, non ci siamo fermati mai. E chiaramente abbiamo dei giocatori che adesso stanno cercando di recuperare la migliore condizione, però di là di questo la partita è stata comunque molto bella perché il primo tempo molto combattuto, secondo noi abbiamo accelerato, abbiamo fatto molto bene, abbiamo avuto quattro occasioni prima di andare in vantaggio e loro sappiamo che fanno bene il portiere, certo 10 minuti sono tanti ed è difficile comunque contrastarli, dovevamo cercare di fare gol con palla rubata, non ci siamo riusciti e poi è chiaro che in 10 minuti il portiere di movimento il gol te lo fa. Ecco, abbiamo ascoltato proprio adesso il presidente Danilo Iannascoli. Avete qualche sì, domanda? Sì, io ho una domanda se poi, ecco, se mi ascolta Danilo. È un attimo. Sì. Pronto? Allora, Danilo, sono Pierluigi Vasile. Buonasera. Sento malissimo, dimmi. Ecco, mi ascolti? Non mi chiedere del Pescara perché non rilascio dichiarazioni sul Pescara Calcio. Ah, non rilasci dichiarazioni neanche sulla riunione di domani, non puoi dirci proprio nulla. Ma io non ho la maggioranza, perciò domani vado all'assemblea e anzi andranno i miei legali e poi vedremo cosa la maggioranza dei soci cosa deciderà di fare. Ma ci sarà la ricapitalizzazione da parte tua? Beh, ti dico, non parlo, non dichiaro nulla e deciderò dopo che vedrò che tipo di bilancio verrà presentato, che tipo di situazione e che decisione, ripeto, la maggioranza dei soci prenderà, ma per ora non ho ancora deciso nulla. Grazie Danilo, in bocca al lupo per Madrid. Saluto i tuoi ospiti, non so chi c'è, però saluto grazie. Tutti. Sono ciao, Walter, Luigi, Gaetano D'Urso e Alfredo Di Pasquale. Beh, c'hai degli ottimi ospiti, allora li saluto ancora più volentieri. Grazie. Ciao grazie. A tutti, buona serata. Grazie Danilo, buona serata. Allora si apre un altro discorso che è proprio quello della riunione
che ci sarà domani nell'assemblea della Pescara Calcio, in prima convocazione oggi e domani in seconda convocazione, che dovrà decidere un po' le sorti della società del Pescara. E diciamo che c'è un giudizio in corso, quindi c'è un contenzioso tra le parti, cioè tra Danilo Iannascoli e il presidente e comunque la società, quindi in questo momento è tutto sub iudice, ma comunque domani bisognerà ricapitalizzare. Secondo te cosa avverrà? Poi volevo sentire l'opinione di tutti, Walter. Ma la logica... Anche alla luce di quello che adesso ha dichiarato Danilo, che non si è ha detto nulla di particolare, però ha fatto capire che... Credo che abbia fatto capire bene la situazione, cioè lui ha detto quello che vedremo, cosa proporrà la maggioranza dei soci. Siccome la maggioranza, il plurale in questi discorsi mi pare sempre, diciamo, una cortesia, la maggioranza dei soci, cioè Sebastiani, probabilmente proporrà la ricapitalizzazione e qualche strumento tecnico per sistemare il bilancio. Iannascoli manda gli avvocati perché? Perché una volta accertata che quello che viene proposto giuridicamente è legittimo, la minoranza, cioè lui, può solo adeguarsi, perché poi si aprono, mi spiegheranno i tecnici, ma diciamo noi parlando in linguaggio popolano, poi si aprono due scenari: se non ci stai o vendi o ti adegui, perché a quel punto o ti si svalutano le tue di quote e quindi diventi socio ancor più di minoranza, più minoranza ancora, oppure devi cedere, perché se non accetti quelle condizioni, come quando tu stai in una squadra, o accetti le regole del gioco o non l'accetti, se non l'accetti o te ne vai o se no subisci. Quindi non credo ci siano molte chance. Dopo, sulle ragioni del contendere, che abbia ragione la maggioranza o la minoranza, questi sono discorsi che magari in un momento che non ci sono i playoff da discutere, non ci sono avvocati, pignoramenti, problemi di solvibilità o meno, prima o poi va chiarita sta storia. Perché io, lo dico in 10 secondi, io prendo atto che con Iannascoli si è chiuso un cerchio incredibile. Cioè questa società è nata dopo un fallimento e c'era una folla di soci. È stato uno stillicidio. Io non vorrei richiamare immagini cruente, no? I gladiatori. Alla fine ne rimarrà uno solo, si dice, no? E qui alla fine ne è rimasto di fatto uno solo. E quindi il buon Daniele Sebastiani... Perché secondo te è rimasto un solo socio o rimarrà un solo socio? Perché di fatto in questo momento le quote sono di Sebastiani per la maggior parte e poi di Iannascoli. Se non c'è più Iannascoli rimane Sebastiani e qualche piccolo... Scusa, non ho capito perché l'avvocato Vasile fa una domanda tecnica a me e non la fa all'avvocato Masce. E poi io fare una domanda tecnica all'avvocato Masce. Poi ti dico la mia. La tua opinione. La mia opinione vuoi sapere. Io ho apprezzato molto proprio la conclusione di Walter sul fatto che questa cordata numerosissima adesso si sta riducendo a sempre poche persone. E mi viene in mente un'immagine poetica, abbi pazienza, la debolezza, ho sentito per mezz'ora Gaetano D'Urso, una leggerezza me la posso permettere pure io. Mi vengono in mente, naturalmente non è riferito al valore, alla qualità morale delle persone, ci mancherebbe altro, ma soltanto al loro, come dire, potenziale economico, mi vengono in mente i capponi di Renzo. I capponi di Renzo che... non ti ricordo niente, tu lo sai meglio di me, forse non meglio di me, ma lo sai sicuramente. Non meglio di me. E qua in questo caso, siccome stiamo parlando di una società che secondo me anche con un'abilità da non trascurare, da diversi anni riesce ad andare avanti vendendo con il plus valore dei giocatori che riesce a valorizzare, che insomma evidentemente è una capacità che non tutti hanno, perché noi in passato abbiamo avuto imprenditori con parecchi capitali in più, ma con molti deficit
più pesanti nel bilancio. Quindi questa abilità io la riconosco ai dirigenti dell'attuale società, però loro non hanno un potenziale economico tale che possa permettere una gestione più velleitaria della squadra. Per cui questo scontro tra gli ultimi due moicani, da Lino Iannascoli e il presidente Sebastiani, non mi mette molto buon umore, nel senso che non mi fa essere purtroppo ottimista nemmeno sul futuro della società. Ho risposto adeguatamente. E allora andiamo da Luigi. Non voglio deludere il mio professore di storia e filosofia, che è già abbondantemente deluso ai tempi del liceo, ma non mi avventuro in tecnicismi semplicemente perché non ho gli elementi, non conosco le carte, non conosco la situazione, e quindi ho visto che i giornalisti hanno cercato di dare notizie. Anche qualcuno magari individuando anche delle competenze sbagliate, perché poi era il tribunale delle imprese per giorni, sì, quindi mi astengo da qualunque commento. Invece faccio un po' il romantico e quindi seguo un po' a ruota quello che hanno detto gli altri e che diceva in particolar modo Alfredo, cioè il rammarico che alla fine una città che fa difficoltà ad esprimere gente, imprenditori, comunque persone che si sobbarchino l'onere di una società di calcio. Tant'è che è intervenuta anche la Fondazione Pescara Abruzzo. E siamo fortunati che comunque oggi, io l'ho sempre detto, che ho avuto tante sfighe da sindaco, tra le poche fortune che ho avuto è quello di aver avuto per 5 anni una società che comunque in una città importante come Pescara, in cui è così importante il calcio, ha garantito comunque ottimi livelli di calcio. E quindi il rammarico è che due persone giovani, intraprendenti, capaci, che hanno qualità come Daniele Sebastiani da una parte, molto diverse tra loro, ma che comunque proprio per questa differenza potrebbero essere straordinariamente complementari, e Danilo Iannascoli dall'altra, che dimostra di essere un dirigente straordinario con il calcio a 5, non riescano invece a trovare un assetto, a trovare un equilibrio. Quello che Danilo ci ha appena detto fa presagire che comunque prima o poi le strade di questi due imprenditori dovranno inevitabilmente dividersi. Non so chi dei due ci rimetta, di sicuro ci rimette la città, perché poi riuscire a sostituire o l'uno o l'altro, anche se Gaetano è tranquillo, o l'uno o l'altro, non sarà impresa semplice. Leggo di nomi di persone che potrebbero entrare in società. Quando non si fa pagare alle società professionistiche i canoni allo stadio, mentre le società dilettantistiche vengono massacrate a pagare gli orari, e lì sono scelte che non attengono, però lì dovremmo aprire un altro discorso. Veda, il bello è che se il comune o le amministrazioni si impuntano a far pagare i professionisti, c'è il rischio di vedere la folla sotto al comune che contesta il sindaco di turno. Se il comune manda le ingiunzioni di pagamento a una squadra di dilettanti, neanche i genitori dei ragazzi che non possono giocare vanno a protestare col comune. Vanno a protestare, il dramma è questo. Mentre quelli che vanno a protestare perché la squadra di calcio non paga, quelli non sono assolutamente giustificati. Però ci sta la ragione di Stato, vero? Lo sappiamo come funzionano queste cose. Il problema qual è? Che questa società, hai detto tu, c'era una pletora di imprenditori all'inizio quando si doveva salvare. Poi però non ci dimentichiamo, quando avviene tutto in occasione delle ricapitalizzazioni. La ricapitalizzazione che non poteva la figlia del presidente, come si chiamava? Caldora. Poi è successo con De Cecco. Adesso la stessa cosa succede con Iannascoli. Però nessuno dice che si è vissuto, qui c'è merito della dirigenza, con le plusvalenze. La vendita di Verratti, la vendita di Quindeiro, la vendita di Goa, quando ci sta da mettere mani al portafoglio, ma in maniera eccezionale, in maniera tosta, e allora avvengono di queste. Però tu metteresti tanti soldi quando una maggioranza, un 50%, sta in mano a uno e tu devi ricapitalizzare, però, come ha detto lui, sei sempre in posizione di minoranza. Se ci fosse un 50 e 50, allora ci siamo,
perché si potrebbero fronteggiare. Ma quando c'è un 50, un 30 e il 30 deve ricapitalizzare perché sono finiti i soldi delle plusvalenze, questo è il discorso, è solo unicamente questo, allora c'è il red actionem. C'è il red de azione che avviene in questo modo. Cioè io devo ricapitalizzare, cacciare cifre che sono... Per mantenere integro comunque il potere... Per mantenere integro, ma se che io ho il 20, allora, scusa, della compagine societaria di 10, 30%. Se io ho il 30% di 10, il si ricapitalizza, quello. Dopo ho il 20% di 15, è la stessa cosa, è la memcio 10, si ricapitalizza a 15, col 30% ho 30. Mi scende la mia quota a 20, però diventa 20 di 15, è sempre 30. Però io non vado a ricapitalizzare e sto lì a sentire quello che fanno gli altri. Hai capito? Il problema, Sebastiano si è dimostrato uno splendido dirigente, con le sue sinergie con Abodi, con il come si chiama. Però il problema è quello che... Ma chi non mette riesce i soldi a tenere... Io non credo che però Iannascoli, se non va a ricapitalizzare, non ricapitalizza. Lui poi non le sappiamo poi le vere cose. Ci dovranno essere, no, anche perché in passato hanno ricapitalizzato quando si doveva ricapitalizzare, cosa... con gli stessi rapporti di ma forza. Tu una volta puoi quindi ricapitalizzare, tu, due volte puoi ricapitalizzare. Poi, è vero oggi, ma poteva essere vero pure ieri e l'altro ieri. Se avuto le vendite di Verratti, Quintero, che abilità loro, meriti loro. Tu di non... Rocco, non... e quest'anno di La Padula, e quest'anno di come si chiama, questo Chiorri. Allora, ve ne Brugman. Qua sono degli equivoci che prima o poi devono essere chiariti. Avete letto quello che ha detto Sebastiani sul bilancio? Io non conosco le carte, però quello l'ha detto lui, sta lì. Su 20 milioni l'ingresso al campo e gli abbonamenti sono il 10%. Questo non vi fa pensare a niente, non vi fa... Vabbè, sono cose note. Ma cioè, tutto anche, è televisione, anche, tutto è televisione. Non è più il calcio di una volta, non è più il calcio di una volta. Poi dove gli ingressi... No, non è più il calcio di una volta perché la Serie A, per esempio, è un grande affare. Mentre ai tempi del povero Scipilia, quando il Pescara andava in Serie A, era un bagno di sangue per chi doveva sobbarcarsi l'onere della Serie A. La Serie A. Scipilia ci si è fatto male. Adesso retrocede la Serie A. Con la Serie A. Oggi no, appunto, quello che sto dicendo, che comunque è un business. Retrocedere dalla Serie A in B hanno fatto una cassa di compensazione. Che le tre squadre non è ancora Frosinone, passato il fatto dei tre paracaduti con in tre uno anni già c'è uno una, c'è adesso, ma non è ancora passato andato, ma le tre squadre che retrocedono, Carpi, Frosinone, Verona, mi fa specie che il Chievo sia lì, il Verona invece è in fondo al campionato, però le tre squadre che c'è prendono bei soldi e sono avvantaggiate allora, nella lotta per andare in Serie A. Allora se mi permetti, io questo ragionamento tuo lo capisco, lo condivido, però non ne traggo le stesse conclusioni. Mi spiego. Un po' di anni fa, quando le televisioni e le scommesse, come dicevi tu prima, non condizionavano la pubblicità in generale, non condizionava troppo il calcio, poteva succedere che una squadra imbroccava il campionato e diventava ricco. Se la sbagliava era un dramma. Un big match sotto un temporale era un bagno di sangue che tu ti aspettavi di fare il pienone e non riempivi metà stadio. Perché? Perché i biglietti davano oltre il 50% delle entrate. Adesso, ad agosto, prima di concludere prima di iniziare la campagna acquisti, tu sai che il 90 o giù di lì per cento dell'incasso l'anno dopo ce l'hai già accreditato in banca. Qualcosa in contante, qualcosa come errata, ma tu sai ad agosto che quest'anno incasserai 9 milioni di diritti e pubblicità. I biglietti al botteghino diventano un di più, ed è questo uno dei motivi per cui io sono ferocemente critico con i dirigenti di società, per esempio due anni fa il Pescara, che fanno campagne sui biglietti che servono quasi ad allontanare la gente dallo stadio. Ma se sono il 10, il 15% delle vostre entrate, fate un conto, diciamo, un po' più
meno da ragioniere. Non vi conviene avere 1000 persone in più per creare l'ambiente piuttosto che 1000 in meno, Walter, per incassare quattro soldi? In America, allora tu sai già ad agosto gratis. Quello che incassi è meglio adesso per il dirigente, allora, è più facile programmare. Fermiamoci un attimo perché abbiamo la pubblicità. Danno i biglietti gratis per riempire gli stadi, perché il pubblico, bravo, è una componente. Tu non puoi avere la botte piena, la moglie ubriaca, incassare 10-15 milioni di pubblicità, infatti, a televisione, e poi, infatti, avere uno stadio vuoto. Infatti. I biglietti danno a voi giornalisti in America, voi se tu vai in America, ti danno i biglietti per la partita finale del campionato NBA, del Super Bowl, affinché queste persone vanno a riempire lo stadio e diventano come l'arbitro, come i pali, una come parte dello spettacolo, una componente. Beh, ormai del grande le sa come. A proposito di pubblicità, ce l'abbiamo anche noi, pubblicità, e poi torniamo in diretta. Meno male. 22:14 minuti, torniamo in diretta. Allora parliamo della prossima partita del Pescara. Il Pescara giocherà ad Avellino contro la formazione irpina e abbiamo in collegamento telefonico da Avellino Claudio De Vito. Buonasera Claudio. Buonasera Pierluigi, buonasera agli ospiti in studio. Situazione un po' delicata qui ad Avellino dopo la brutta sconfitta di Latina 3-0, una sconfitta senza appello per gli uomini di Dario Marcolini, che alla sua seconda sulla panchina bianco-verde ha raccolto una pesante sconfitta senza praticamente mai entrare in partita. Dicevo prima di contestazione con una mini frattura della squadra e tifoseria, frattura non insanabile, ma tant'è, al momento c'è un po' di malumore nella piazza irpina, e per far fronte e calmare un po' le acque, per far fronte a questo clima di contestazione, la società ha indetto una conferenza stampa nella giornata di ieri con il direttore sportivo Enzo De Vito, che ha cercato di tranquillizzare un po' la piazza sul momento negativo. Enzo De Vito, che ha praticamente detto di non fare drammi perché la classifica attuale è in linea con gli obiettivi di almeno quelli proclamati di inizio campionato, vale a dire della classica salvezza tranquilla alla quale fanno ricorso la maggior parte delle squadre di Serie B a inizio campionato, quindi non ci sarebbe da preoccuparsi. Allora Pierluigi, direi di andare ad ascoltare uno stralcio della conferenza stampa di Enzo De Vito. Pescara pensa che è una squadra che sia vale il Cagliari e vale il Crotone, quindi costruita per fare bene. Qualche collega più volte, qualche mesetto fa, riteneva opportuno addirittura dire che i playoff non si facevano perché Pescara era, insomma, aveva moltissimi punti su tutte le altre, e invece ora sta lì. Sicuramente è una squadra molto molto forte, ma venerdì o vieni Pescara o chi viene, dobbiamo, al di là di tattica tecnica, mettere in campo tutto quello che abbiamo, perché onestamente è una partita importante e fondamentale per il cammino, soprattutto per la tranquillità dell'ambiente, per dare a questa proprietà una risposta su quello che merita, insomma, visto quello che ci dà e ci fa. Claudio, c'è molto nervosismo anche da parte del presidente, anche lui ha fatto delle dichiarazioni molto particolari ieri. Sì, il presidente Walter Taccone, sempre un po' vulcanico e spontaneo, è intervenuto durante la conferenza stampa per, come dire, bacchettare qualche collega o comunque parte della stampa, non sempre presente al campo e allenamenti o comunque magari in trasferta per seguire la squadra da vicino, e che nonostante ciò si permette di esprimere qualche giudizio, a suo dire, un po' troppo affrettato. Il presidente Walter Taccone non è la prima volta che si produce in queste uscite, fa parte della sua persona, del suo personaggio, e quindi prendere o lasciare. L'Avellino invece deve prendere, o meglio dire affrontare, questo Pescara che si è ripreso dopo la serie negativa di 3 punti in 9 partite. Avellino che potrebbe cambiare qualcosa nel modulo, e dovrebbe negli interpreti, visto che Gavazzi e Gidai sono infortunati, due assenze pesanti per Marcolin. Potremmo vedere le due punte davanti come
Lera Tesser, Mokulu e Castaldo, quindi due punte di ruolo rispetto al precedente 4-3-3 o 4-3-2-1 con esterni larghi, Insigne e Gavazzi. Dovrebbe rientrare dal primo anche Samuel Bastien. Questo per quel che riguarda il campo, un po' le ultime dal campo. Poi chiaramente oggi c'è stata la riunione del COS in questura d'Avellino che ha certificato, ha recepito i dettami del CASNS sul divieto di trasferta imposto ai tifosi del Pescara, partita in notturna imposta dalle Pay TV, non si scappa, si era scappati in occasione di Crotone Pescara con la redistribuzione del calendario due giornate fa di un po' di partite, in tal senso non c'è stata possibilità di modificare il calendario, quindi divieto per i tifosi del Pescara nel settore ospiti del Partenio Lombardi, che andrà deserto per la seconda volta in stagione dopo il divieto imposto ai tifosi del Bari lo scorso 13 febbraio. Solite pagine tristi del calcio che oramai si vedono troppo spesso sui campi di Serie B, ma sui campi del calcio italiano in generale. Grazie Claudio, grazie e buona serata. Grazie a voi, buon lavoro e buona serata. Allora, c'è un ambiente in fermento ad Avellino, una partita. È una partita molto importante. Allora, pubblicità perché abbiamo l'ultima. Hanno fatto la plusvalenza. E poi concluderemo con le ultime battute, proprio parlando di questa partita. Pubblicità. E torniamo in diretta quando sono le 22:25, siamo già in ritardo, dunque abbiamo 5 minuti. Intanto vediamo i prossimi incontri, cioè quelli della prossima giornata che si giocherà tra venerdì e sabato. Venerdì sera ci sarà l'anticipo ed è proprio quello del Pescara. Dunque Avellino Pescara che si giocherà venerdì alle 20:30, poi abbiamo Ascoli Cagliari, Cesena Vicenza, Livorno Bari, Modena Trapani, Salernitana Latina, Spezia Novara che è il big match di questa giornata, Ternana Crotone, Lanciano Entella. A proposito, c'è un tifoso del Lanciano che diceva: secondo voi il Lanciano si salva? Cercheremo di speriamo di sì. Como Provercelli e Brescia Perugia. Allora, un minuto a ciascuno, credo di essere tassativi. Iniziamo da Alfredo Di Pasquale, Avellino Pescara. Beh, aver compagni al duol si dice scema la pena. In questo caso noi giochiamo, è vero che abbiamo i nostri problemi, ne abbiamo parlato ampiamente durante la trasmissione, però anche l'Avellino c'è qualche problemino, forse anche ambientale. E mi viene il sospetto che il divieto imposto dalle famose regole alla tifoseria di Pescara, che non può seguire la squadra, potrebbe anche creare un clima tutto sommato non del tutto negativo, nel senso che non alimenterà nessuno spigolo sul, come si chiama, credo che si chiami il Partenio, Avellino, e quindi se la partita non dovesse prendere, come mi auguro, subito una strada favorevole per i padroni di casa, può essere che il clima generale dello stadio possa diventare un ostacolo, una tensione in più, una difficoltà in più per il giocatore di casa. E poi, altro fattore da non buttare, credo che anche l'Avellino abbia qualche acciacco in casa, cioè ha qualche giocatore, qualche giocatore che mancherà. Perché Dio ce la mandi buona, naturalmente. Velocissimo, fra tanto pessimismo, vorrei ricordare una nota positiva. A furia di allenarsi sulle palle inattive, sui calci d'angolo, che hanno subito pure, perché col Como ci sono stati due calci d'angolo e due punizioni che hanno fatto tremare, Pescara ha segnato due gol su calcio d'angolo, per cui a furia di allenarsi in difesa... A non prenderle, le ha fatte. A non prenderle, hanno fatto in attacco. Poi l'altra cosa che non riesco a capire, lo devo chiedere a qualche tecnico, alla prossima trasmissione, se ci sarà il dottor Stranavoglio, lo chiedo a lui, perché sulle punizioni si fanno passare davanti gli avversari per metterli in fuorigioco, però per metterli in fuorigioco devi aspettare di arbitro buono che lo veda, e su quelle situazioni Pescara ha rischiato tanto, il gol da Berardi lo stava prendendo, ma una volta si marcava dietro, il difensore stava dietro e l'attaccante stava avanti. Adesso le maglie gialle domenica stavano tutte per il fuorigioco,
per il fuorigioco, ma se quell'inetto che sta con quella bandierina lì e che se la mettesse da qualche altra parte quella bandierina, perché io sono per i tre arbitri in campo, decide quale sono per i tre arbitri, tu per il prendi il gol, questa è un'altra follia di questo calcio, calcio moderno, calcio moderno schizofrenico, che ognuno si deve inventare qualcosa. Beh, vabbè. Allora Walter, il pareggio è un risultato accettabile? Nel calcio dei tre punti il pareggio è giusto, serve solo per dire non ho perso. Il pareggio è un risultato quasi inutile, salvo casi particolarissimi. Però nel calcio italiano ti fa cambiare una settimana di più. Esatto, ti fa dire che non hai perso. Specie fuori casa viene accettata ancora, però non è più come una volta che era una mezza vittoria. Adesso è una mezza sconfitta, anzi è due terzi di sconfitta. Secondo il teorema d'Urso, il Pescara c'ha un bel vantaggio questa settimana perché gioca prima di tutto e quindi costringe gli altri a giocare stressati dal risultato che faremo, spero positivo. Ci può stare perché l'Avellino... Il Pescara della Lega, chiaramente, a questo punto. A questo punto siamo favoriti. Certo, è tosto Nerone come se ne gira, come vuole. Quando tu stai come Juventus e Napoli è un vantaggio. Aspetta, quando stai con 20 squadre... Su Juventus e Napoli. Sì, sì, no, ma era una battuta. Era chiaramente... Siamo in chiusura. Comunque, voglio dire, adesso al di là delle schermaglie nostre... giocare subito a ritmo frenetico al Pescara in questo momento secondo me fa bene, perché impedisce di pensare troppo. Questa squadra, quando ha cominciato a pensare, non ha dato il meglio di sé, quindi pensassero a giocare. Credo che un po' di tossine nervose sono state smaltite, adesso ce ne ha molte di più l'Avellino, che tra l'altro ha cambiato allenatore da poco e non mi pare che abbia fatto un grosso passo in avanti dal punto di vista del mestiere. Quindi qualche congiuntura ambientale favorevole c'è. La qualità tecnica del Pescara secondo me è nettamente superiore a quella dell'Avellino, tanto più che il meglio che aveva se l'è levato per fare un po' di cassa. Trotta, Zito, l'Avellino ha tolto anima e cuore, come si dice, ha tolto testa e piede. E quindi voglio dire, se Stavellino non è più quello che faceva paura di due anni l'anno scorso con Rastelli, un po' si spiega. E viceversa il Pescara, pur rabberciatissimo, non ce ne scordiamo, e non mi riferisco assolutamente a Campagnaro, pur rabberciatissimo può fare la sua degna figura. 20 secondi te li ha tolti. Ho ceduto il mio tempo come in Parlamento a tutti gli altri. All'opposizione. Allora, si dice sempre che le partite siano difficili, diciamoci la verità, questa era la miglior partita che potesse capitare al Pescara con la squadra che momento non deve andare ai play-off, non deve... lottare per non retrocedere, spappolata, probabilmente i giocatori non stanno manco con Marcolin, ma rimpiangono Tesser, perché nel calcio succede questo, dipende tutto dal Pescara, quindi dipende tutto dal Pescara, poi il campo è un'altra cosa, ma dipende tutto dal Pescara, il Pescara va lì a fare la partita, è la classica squadra con cui possiamo fare tre punti, e sono tre punti che in questa fase pesano enormemente, molto più dei tre punti in sé. Ed è quello che ci auguriamo tutti. Grazie agli ospiti studio, grazie a voi che ci avete seguiti da casa. L'appuntamento, come sempre, a martedì prossimo. Buonanotte. Buonanotte. Stessa ora. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare, ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che fa.